Durante la costruzione del regime fascista si mise in atto un poderoso sforzo per dimostrare che quella fascista non era una illegalità, bensì una nuova legalità. Né conservatrice né solamente rivoluzionaria, l'ideologia fascista quasi mai dunque giunse ad una rimozione totale dei concetti politici più diffusi e radicati. Questo modus operandi del fascismo è strettamente legato alla natura più profonda dell'ideologia fascista, la quale è una forma tutta particolare di totalitarismo, vale a dire un totalitarismo statalista. Il fascismo fu infatti, soprattutto, ideologia dello Stato, di cui affermava la realtà insopprimibile e totalitaria. Uno Stato nuovo che era al contempo mezzo e fine per la realizzazione di una nuova civiltà mondiale. Uno Stato che doveva anche assolvere al compito di forgiare la nazione attraverso un processo educativo per creare l'italiano nuovo che fosse all'altezza del compito mondiale che il fascismo gli assegnava. Per comprendere quale fosse il carattere della repressione fascista e della presa del regime sulla società, è importante sottolineare che questo nuovo Stato il fascismo cercò di realizzarlo con uno sperimentalismo istituzionale che utilizzò le strutture del regime precedente adattandole ai suoi fini totalitari e affiancando ad esse continuamente nuove istituzioni e modificando radicalmente alcune di quelle già esistenti. In ciò il fascismo volle, fra l'altro, sembrare più nazionalista di nazismo e stalinismo, poiché presentò sempre le proprie purghe interne come azioni assai limitate, che non intendevano intaccare in alcun modo né l'intera struttura dello Stato né il corpo della nazione, ma che volevano soltanto dare nuova forma alla vita dello Stato e liberare la nazione dai pochi rami secchi costituiti di volta in volta da sparute minoranze di antifascisti, ebrei, rom e sinti, omosessuali, protestanti. Questa maggiore dose di nazionalismo presente nel fascismo è dovuta al suo diverso mito originario rispetto all'utopia biocratica nazista e alla mitologia sociocratica staliniana. Il progetto nazista fu infatti quello di una biocrazia all'interno della quale il popolo tedesco avrebbe svolto un ruolo centrale ma non esclusivo, poiché sarebbe stato sottoposto anch'esso alle procedure selezionistiche ed eliminazionistiche degli elementi più deboli. La sociocrazia stalinista fu invece in parte derivata dal marxismo, in parte a realizzazione compiuta di una concezione della sovranità zarista e euroasiatica. In ogni caso, neanche per il fascismo si trattò di pieno nazionalismo, poiché la nazione fu vista in parte come un obiettivo ed in parte come uno strumento per la costruzione di un'Italia e di un'Europa compiutamente fasciste. Nella fase finale del regime fascista, il mito imperiale e la fascistizzazione della nazione furono preda di un senso della sproporzione che portò tanto lo Stato quanto il fascismo e la nazione alla catastrofe. Ma prima che la sproporzione prevalesse, strettamente legata all'ideologia statalista, fu l'azione poliziesca del regime, affidata ai corpi professionali già inseriti nella macchina burocratica dello Stato, sottratta pertanto agli organi di partito, che anzi furono a loro volta monitorati dalla polizia politica, soprattutto a partire dalla svolta totalitaria della metà degli anni 30. Il capo della polizia Bocchini, un funzionario di carriera e non un gerarca fascista, fu il reggitore di questa macchina repressiva. Il sistema da lui messo in piedi evidenziò la capacità della classe burocratica di perfezionare il progetto totalitario, anche superando limiti e tendenze disgregatrici insite nel movimento fascista e nelle attitudini di Mussolini, frenandone inoltre per alcuni anni la mortale tendenza alla sproporzione. Una delle specificità del totalitarismo italiano è stata dunque la cooperazione del personale burocratico alla edificazione di una legalità totalitaria che eliminasse dal sistema le irrazionalità ideologiche, le scorciatoie antistoriche e gli eccessi di violenza. Per cui il totalitarismo fascista, oltre che statale, fu anche burocratico e quindi sui generis, poiché la sua radice legalitaria e statalista lo ha portato ad usare repressione, incarceramento, internamento in modi e con misure incomparabili rispetto agli altri due totalitarismi novecenteschi.
La lunga storia dell'adozione di norme repressive da parte del regime mussoliniano aveva avuto inizio con il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del novembre 1926, che sostituì quello del 1889, in cui venne introdotto il confino, una misura di polizia connotata da precise finalità di repressione politica degli oppositori e delle persone ritenute pericolose per la sicurezza dello Stato, vale a dire per l'ideologia e il potere fascista. Già prima della legislazione fascista esisteva la misura preventiva di polizia del domicilio coatto, che era decretata da commissioni provinciali composte dal prefetto, dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza della provincia e dal pari grado dei carabinieri. La misura si rivolgeva ai marginali, vagabondaggio, oziosità, eccetera, e ai delinquenti comuni. Crispi la utilizzò per reprimere tumulti e rivolte politiche, istituendo anche il casellario politico centrale. Durante il primo conflitto mondiale ci fu nuovamente un suo utilizzo per reprimere le attività dei pacifisti. Esisteva anche dal 1889 la pena del confino, che poteva essere comminata dal giudice penale. Non si trattava quindi, a differenza del confino fascista, di un provvedimento discrezionale preventivo, ma del risultato di un processo penale. La pena del confino fu poi abolita nel 1930. Il confino di polizia introdotto dal fascismo era una misura inflitta da speciali commissioni provinciali alle dipendenze del Ministero dell'Interno e composte da prefetto, questore, procuratore del re, comandante dei carabinieri, un ufficiale superiore della milizia fascista. Dal 1942 fece parte della commissione anche il segretario locale del Partito Nazionale Fascista. Esisteva una commissione nazionale d'appello, ma le garanzie per la difesa erano praticamente inesistenti e spesso i confinati non sapevano del procedimento a proprio carico se non al momento dell'arresto. Appare evidente che il confino fascista non si configurava come una novità assoluta nella storia d'Italia e che una certa continuità esista fra la politica repressiva del fascismo e quella dei governi precedenti. Anche altre misure repressive, largamente utilizzate dal fascismo, erano già state introdotte nell'Italia liberale in età crispina o ancor prima. Oltre alle misure già citate, il domicilio coatto e il casellario politico, era stato creato nel 1880 un ufficio politico della polizia, affiancato dalla istituzione degli agenti ausiliari, vale a dire agenti investigativi in borghese operanti nel settore dell'ordine pubblico. Per cui si può affermare che l'organizzazione degli uffici e l'adozione di determinati strumenti di repressione e prevenzione quasi in nessun caso furono creazione originale della polizia fascista, ma occorre qui far valere la logica già vista nella premessa, vale a dire quella dello snaturamento dall'interno che la nuova legalità fascista ha inteso in ogni campo determinare in rapporto alle articolazioni dello Stato ereditate. Il confino, infatti, era associato, diversamente dal domicilio coatto, a molteplici divieti e restrizioni della libertà personale e a forme di sorveglianza armata, tali da renderlo spesso assai simile ad una vera e propria carcerazione. Esso costituiva, a ben vedere, un'innovazione non superficiale, poiché rendeva l'adozione di restrizioni discrezionali della libertà personale una misura ordinaria e permanente. Si applicavano così gravi provvedimenti di polizia, comminati esclusivamente per via amministrativa, da poteri estranei all'ordinamento giudiziario. Misure la cui adozione concreta era legata a comportamenti politici e che non erano ristrette a gruppi marginali della società, bensì allargate all'intero corpo sociale al fine di purgarne le tendenze di opposizione. Della durata variabile da 1 a 5 anni, rinnovabile, il confino può essere definito una forma di deportazione degli avversari politici, soprattutto per quelli per i quali non si disponeva di sufficienti prove per una condanna penale. Solo sulla base di denunce anonime e delazioni, spesso false o riferite a eventi di poco conto, Mussolini in persona dedicava molto del suo tempo a spedire al confino, oltre che oppositori e dissidenti, anche malcapitati, poveracci, gente comune, se solo sfiorati dal sospetto di aver proferito frasi irriguardose nei suoi confronti. Ogni mattina, almeno fino al 1935, il capo della polizia Bocchini sottoponeva a Mussolini tutti i casi, avvenuti anche nel borgo più sperduto,
di offese al duce, barzellette, frasi dette in pubblico anche sotto gli effetti dell'alcol, lamentele, eccetera. Dopo veloce esame era il capo del governo in persona a decidere del destino del malcapitato. La deportazione di oppositori, dissidenti, disoccupati, sfruttati, ribelli, mugugnatori e malcapitati fu organizzata in modo da non suscitare soverchie attenzioni e allarme da parte dell'opinione pubblica interna e internazionale, secondo una prassi spesso adottata dal regime e dai suoi apparati repressivi. La quantità di confinati politici non fu eccezionale, ma il loro numero totale raggiunse comunque nel corso del ventennio quello di 12.330 persone. Ad essi vanno però aggiunte le decine di migliaia di esuli antifascisti e gli effetti di repressione violenta del dissenso operata dallo squadrismo nella prima metà degli anni 20. La violenza squadristica aveva infatti prodotto non solo la eliminazione fisica di un certo numero di oppositori, ma anche la riduzione sensibile della possibilità stessa di esprimere il dissenso, a causa del terrore seminato e della distruzione e soppressione di luoghi e mezzi di espressione. Il controllo sui confinati nelle isole era affidato principalmente alla milizia fascista. Questo corpo volontario forniva anche i giudici al tribunale speciale e svolgeva attività di polizia politica e di servizio di informazioni. Alla fine del 1927 era composta da 20.000 ufficiali e 257.000 militi. Nella sorveglianza dei confinati la milizia diede luogo a ripetuti episodi di vessazioni spesso crudeli. A carabinieri e polizia era affidato il controllo dei confinati inviati nelle piccole e sperdute località, spesso dell'Italia meridionale, dove l'isolamento poteva essere totale se si tiene conto dello stato della viabilità dell'epoca e della differenza quasi antropologica fra la vita della borghesia colta metropolitana, da cui proveniva la maggior parte dei dissidenti, e quella dell'Italia rurale e meridionale del ventennio. Fra i provvedimenti di polizia, oltre al confino, vi era anche l'ammonizione, comminata da commissioni provinciali. Essa faceva divieto per 2 anni ai sospetti di lasciare il proprio luogo di residenza, di frequentare persone politicamente sospette, di detenere armi, di frequentare riunioni pubbliche e di circolare di notte. C'era infine la diffida, misura di minore entità, che precedeva l'ammonizione ed era comminata dalla questura all'interessato. Con essa si impediva ogni forma di attività politica. A carico degli espatriati era possibile avviare la procedura per la confisca dei beni e per la revoca della cittadinanza. Altra importante innovazione, con un'apposita legge del 25 novembre 1926, fu l'introduzione di un tribunale speciale per la difesa dello Stato, con competenze esclusive nell'ambito dei reati politici, allo scopo di creare una magistratura parallela a quella ordinaria, più rapida e meno vincolata al rispetto delle garanzie. Il Tribunale Speciale aveva inoltre natura di magistratura militare con giurisdizione su civili in tempo di pace. I giudici appartenevano alla milizia fascista e il relatore era un giudice militare. Il Tribunale applicava il codice penale militare di guerra. Da tali dettagli si deduce facilmente come questo tribunale avesse dei caratteri di aberrazione giuridica. Il tribunale speciale giudicò nei 17 anni della sua attività 5.619 imputati. La legge istitutiva del tribunale speciale introdusse inoltre la pena di morte, che fu però utilizzata in modo selettivo e molto limitato. Occorre però non dimenticare che alcuni importanti oppositori del fascismo furono uccisi in maniera non legale, per esempio Matteotti, Amendola e i fratelli Rosselli. È comunque significativo che fra le 9 condanne a morte complessivamente comminate dal Tribunale Speciale, ben 5 siano state inflitte ai irredentisti slavi accusati di terrorismo. La questione dei confini orientali e della presenza italiana nei Balcani diverrà, infatti, per l'apparato repressivo del regime centrale negli anni della guerra. Alcuni casi di persecuzione religiosa nei confronti di protestanti danno anche la prova della pratica di arresti immotivati ed illegali. È nota ad esempio la vicenda del pastore battista Guglielmo Perugia, arrestato a Milazzo, in Sicilia, nell'ottobre del 1936,
per aver distribuito dei Vangeli ai giovani del posto. Il pastore fu recluso in totale isolamento e scarcerato 2 mesi dopo. È documentata anche l'applicazione della misura illegale di alcuni mesi di carcerazione preventiva inflitta ad alcuni testimoni di Geova, misura che era illegittima anche per la legislazione fascista, che non prevedeva la carcerazione preventiva su semplice ordine del prefetto o del capo della polizia. Il 23 settembre 1926 Arturo Bocchini fu nominato capo della polizia, ovvero direttore della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni. Bocchini mantenne la carica fino alla morte, avvenuta nel novembre del 40. Venne avviata al contempo una ristrutturazione dell'apparato ministeriale e delle forze di polizia. La riorganizzazione dell'apparato di polizia del Ministero dell'Interno fu realizzata con un decreto legge del 9 gennaio 1927. La Direzione Generale della Pubblica Sicurezza venne articolata in 7 divisioni, affiancate da una segreteria personale del capo della polizia. Le divisioni erano Affari Generali Riservati, Polizia Politica, Polizia, Personale di Pubblica Sicurezza, Polizia di Frontiere e dei Trasporti, Forze Armate di Polizia, Gestione Contratti e Forniture. La riforma andava a modificare e rafforzare un riordino dell'amministrazione già attuato all'indomani della guerra con un decreto dell'agosto del 19. All'atto della riforma si procedette ad un'epurazione strisciante dei ranghi della polizia che permise di escludere dal servizio tutti quei funzionari che erano ostili alla svolta autoritaria e alle nuove funzioni di controllo e repressione politica che il regime intendeva attribuire alla polizia. L'intreccio fra attività di polizia e controllo politico divenne sostanziale nel funzionamento degli organi di polizia e l'intera società fu avvolta in un sistema di controlli e di autorizzazioni che avevano il compito di sopprimere sul nascere il dissenso e di controllare in modo capillare i cittadini. L'apparato poliziesco doveva cessare di essere un organo ausiliario di altre strutture statali, ma diventare, attraverso queste riforme, un elemento centrale del regime, dotato di autonomia e capacità d'azione, incaricato di sorvegliare e gestire la vita sociale e politica del Paese. Tutto questo viene affermato chiaramente nel testo unico del 26 e nelle istruzioni attuative subito dopo inviate dal Ministro ai prefetti. Esse furono rafforzate e inserite in un quadro ideologico coerente dal discorso che Mussolini tenne alla Camera nel maggio del 27, in cui si attribuiva alla polizia il ruolo di promozione della civiltà e ci si inorgogliva dell'imponenza delle forze di polizia italiane, stimate in circa 100.000 uomini, 60.000 carabinieri, 15.000 agenti di polizia, 5.000 agenti metropolitani e circa 20.000 agenti delle milizie ferroviarie, portuali, stradali, di confine, forestali e postali. Nell'ottica di Mussolini, ogni struttura poliziesca, ogni attività di indagine e di mantenimento dell'ordine pubblico assumevano anche un carattere politico e di controllo sociale, mentre divenne requisito di buona condotta non aver svolto opera contraria all'ordine nazionale dello Stato. In questo contesto, la neonata divisione di polizia politica era un servizio fiduciario della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, cioè un reparto spionistico e di raccolta di informazioni, ma non era strutturata per organizzare e svolgere l'azione repressiva demandata agli altri organi di polizia. A capo della divisione di polizia politica furono chiamati uomini vicini a Bocchini, dapprima Ernesto Gulì e poi Michelangelo Di Stefano. Nel 1938 diverrà capo divisione Guido Leto. La divisione di polizia politica aveva la possibilità di comunicare direttamente con qualsiasi organo di polizia, centrale o periferico, mentre era l'unica ad essere in collegamento diretto con i reparti operativi segreti, la cosiddetta OVRA. I funzionari della polizia politica, ovvero della Polpol nell'abbreviazione dell'epoca, erano quindi il cervello dell'intero sistema investigativo e repressivo poliziesco. In ogni prefettura venne istituito un ufficio provinciale della polizia politica diretto da un funzionario di pubblica sicurezza.
Collaborava con questo ufficio un analogo gruppo investigativo istituito presso i comandi di legione della milizia. Venne creata anche una rete di informatori con l'ingaggio di circa 300 privati cittadini che avevano l'incarico di riferire sulle attività di singoli o gruppi, sull'orientamento dell'opinione pubblica e su eventuali forme di dissenso. Ad ogni fiduciario fu assegnato dal capo della polizia un numero e uno pseudonimo. Presso l'archivio centrale dello Stato esiste un elenco nominativo di 530 confidenti della divisione di polizia politica e un altro elenco di circa 1200 informatori di questure e prefetture. Nel 1927 Bocchini inventò gli ispettorati speciali di polizia, che assunsero la denominazione di OVRA nel dicembre 1930. Dato il loro carattere di polizia politica segreta e operativa, le attività di questi nuclei investigativi non sembrano inquadrabili in precise regole burocratiche. Suddivisa l'Italia in zone, i diversi gruppi locali dell'OVRA, infatti, si rapportavano sia alla divisione di polizia politica, Pol-Pol, sia alla segreteria personale del capo della polizia. Tutte le altre strutture di polizia dovevano passare comunque per la Pol-Pol al fine di comunicare con l'OVRA. L'OVRA organizzò anche una rete autonoma di informatori che si affiancava a quella dei fiduciari pagati e gestiti dalla polizia politica e a quelli di questure e prefetture. In una prima fase questi informatori dell'OVRA erano soprattutto degli infiltrati presso le formazioni antifasciste esistenti in Italia e all'estero. Le testimonianze sul significato dell'acronimo OVRA sono imprecise e sembra che il nome sia stato scelto da Mussolini poiché egli riteneva che potesse creare un alone di mistero e di paura intorno alle attività della polizia politica. L'effetto fu raggiunto poiché nella società italiana di quegli anni la parola OVRA giunse ad essere associata a qualcosa di proteiforme e di terribile, vista come l'emblema di una struttura in grado di scoprire i segreti più reconditi e di punire spietatamente i dissidenti, anche perché diede prova di una notevole efficienza. Da prima rivolta contro le attività degli oppositori, soprattutto del Partito Comunista e di Giustizia e Libertà, che erano le due organizzazioni ancora attive in Italia, le competenze dell'OVRA furono progressivamente allargate. A partire dalla metà degli anni 30, l'OVRA si dedicò anche al monitoraggio dell'opinione pubblica, al contrasto del contrabbando di valuta, al controllo dei pubblici funzionari e della condotta dei gerarchi, alla sorveglianza delle minoranze religiose. Accanto alla divisione di polizia politica, la struttura principale della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza era la divisione Affari Generali e Riservati, che venne suddivisa dalla riforma fascista in tre sezioni. La prima dedicata agli affari politici e alle attività sovversive, la seconda per l'ordine pubblico, la terza per gli stranieri. Dalla prima sezione dipendevano anche il casellario politico centrale e l'ufficio del confino politico. Il lavoro del casellario politico fu intenso e alla fine del 27 esistevano già le schede di 100.000 oppositori. Nei fascicoli personali venivano indicate le caratteristiche fisiche e le tendenze psicologiche, intelligenza, cultura, emozionabilità, irritabilità, tendenze morali, debolezze, eccetera, degli oppositori, le cui vicende personali venivano seguite e annotate regolarmente. La seconda sezione della divisione Affari Generali Riservati, quella che si occupava dell'ordine pubblico, ebbe competenze anche sui movimenti dei valori, sulle agitazioni operaie, sulla disoccupazione ed ebbe l'affidamento di uno schedario dei parroci del regno introdotto nel 1929. La terza sezione doveva compilare elenchi di stranieri sospetti, di sudditi balcanici e il censimento dei sudditi jugoslavi. Dal 1929 fu istituita l'anagrafe centrale degli stranieri e furono attivate rilevazioni statistiche dei movimenti di stranieri e del numero dei residenti. I commissariati di polizia posti in zone di confine facevano capo alla divisione di polizia di frontiera e dei trasporti, la quale effettuava controlli ai confini, sulle strade e sui treni. Questa divisione fu molto attiva nella ricerca e cattura degli oppositori che attraversavano i confini e un elenco di persone da arrestare o sorvegliare, la cosiddetta rubrica di frontiera, veniva regolarmente aggiornato e inviato ai commissariati.
Fu inoltre migliorato il bollettino delle ricerche, pubblicato dalla divisione di polizia, e contenente l'elenco dei ricercati sia per reati comuni sia per motivi politici, con notizie segnalettiche a volte corredate dalle foto dei ricercati. Nel 30 fu creata la polizia aerea per il controllo dei cieli, soprattutto per impedire il sorvolo da parte di antifascisti emigrati all'estero, di solito effettuato con lo scopo di lanciare dei manifestini sulle città italiane. La polizia fu quindi uno dei pilastri fondamentali dello Stato fascista. La scelta come capo della polizia di un uomo come Bocchini, che era espressione della burocrazia di carriera e non del partito e del movimento fascista, egli era infatti un prefetto, rappresentò un segnale preciso, che fu rafforzato dalle riforme successive alla sua nomina. Vale a dire che si garantiva alla polizia un'autonomia dal partito che doveva servire a fare di essa uno strumento di governo efficace e professionale. L'aumento progressivo delle competenze e dell'autonomia dell'ovra rafforzò questa tendenza. L'iscrizione obbligatoria dal 32 di agenti e funzionari di polizia al Partito Nazionale Fascista non va vista come una corrosione della struttura amministrativa da parte del partito, ma al contrario, un segno della conclamata unità e identificazione fra Stato e regime, come dimostra fra l'altro l'incompatibilità fra il servizio in polizia e l'appartenenza alla milizia fascista, sancito esplicitamente nel 1936. Lo spionaggio interno, esteso via via a tutta la società e alla vita privata dei cittadini, faceva parte integrante del sistema fascista di governo attraverso la polizia. Il sistema di informazioni messo in piedi dal regime si avvalse anche del controllo delle conversazioni telefoniche, che esisteva già in epoca liberale, soprattutto per esigenze belliche, ma che fu potenziato dal fascismo. Era direttamente gestito dal capo del governo tramite un servizio stenografico introdotto nel 25 con ufficio centrale a Roma e uffici periferici istituiti nelle località scelte da Mussolini. Il controllo era così pervasivo che Mussolini fece intercettare sistematicamente anche le sue conversazioni telefoniche, persino quelle con le sue amanti. La censura postale fu utilizzata diffusamente, mettendo sotto controllo gli indirizzi dei dissidenti e i plichi provenienti dall'estero. I portieri dei condomini, iscritti a speciali registri, avevano l'obbligo di controllare gli inquilini, mentre gli albergatori dovevano segnalare l'identità e il luogo di destinazione dei loro clienti. Uno strumento di controllo e repressione del dissenso fu anche l'uso spregiudicato di doppiogiochisti e agenti provocatori. La rete di spionaggio che il fascismo gettò sulla società italiana aveva anche delle componenti più spontanee e non organizzate, di cui il regime si avvalse ugualmente e che anzi fomentò. La delazione fu un fenomeno diffuso, anche se non fu un fatto solamente italiano, in quanto essa ha rappresentato un tratto comune a tutti i regimi totalitari. Recenti ricerche hanno ad esempio messo in luce come il lavoro della Gestapo sia stato fortemente agevolato dalla diffusa tendenza alla delazione manifestata dai tedeschi sotto il nazismo. La delazione si manifestò in maniera massiccia anche nei paesi occupati dalle armate di stati totalitari, emblematico il caso della Francia, dove si calcola che siano state spedite durante l'occupazione dai 3 ai 5 milioni di lettere di delazione. Molto si discute sulla natura effettivamente totalitaria dello Stato fascista e della sua azione repressiva. Secondo il principale studioso del fascismo, Lorenzo De Felice, quello fascista fu uno Stato fondamentalmente autoritario in cui convissero alcune garanzie dello Stato di diritto, alcuni aspetti dello Stato di polizia e l'iniziativa paternalistico-demagogica del Duce. Non si trattò quindi, a suo parere, di uno Stato effettivamente totalitario. Dello stesso parere era anche Hannah Arendt. Ma bisogna tener conto che fu lo stesso Mussolini a volere nel 25 una legge di epurazione della burocrazia e a sostenere nel corso del relativo dibattito parlamentare che era urgente procedere a questa epurazione perché, diceva Mussolini, non siamo un ministero e non siamo nemmeno un governo. E voglio aggiungere,
affermava ancora Mussolini, che nella concezione fascista la burocrazia è un esercito. Non dico che tutti i burocrati abbiano la mia febbre, perché forse non la sopporterebbero, ma esigo ed è necessario che tutti, dal primo all'ultimo, non facciano del sabotaggio ai ruotismi della burocrazia. Che poi, pragmaticamente, Mussolini abbia dato tutto il tempo alla burocrazia per fascistizzarsi, questo è tipico della sua scaltrezza politica, almeno prima che il velocizzarsi frenetico del corso politico mondiale voluto da Hitler non le procurasse un affanno fatale. Può darsi che questo pragmatismo abbia indotto molti funzionari a trincerarsi, sinceramente o meno, dietro il paravento di un autoritarismo legittimato dalle condizioni storiche. Ma si tratta evidentemente di un'autoassoluzione che, se può aver parzialmente funzionato per la repressione del dissenso politico, non ha sostanzialmente alcun valore nel caso del razzismo di Stato. In effetti, soprattutto il razzismo appare a noi oggi uno spartiacque. Qui non era possibile, infatti, nascondersi dietro la giustificazione di uno Stato autoritario di diritto e tutte le finzioni cadevano. Era evidente che dopo le leggi antiebraiche del 38 non si sarebbe più potuto invocare la fedeltà allo Stato per giustificare la propria collaborazione alla discriminazione razziale. Se si approfondisce il tema dei rapporti fra regime e apparato del Ministero dell'Interno, talvolta si ha l'impressione che questo apparato, più del Partito Nazionale Fascista stesso e di ogni altra struttura del regime, fosse diventato il vero strumento di azione politica del fascismo. Se si guarda ai prefetti, 37 di essi, che erano stati nominati nel periodo fascista su base politica e al di fuori dei ruoli dell'amministrazione, erano in sede il 25 luglio 1943. Il numero non è piccolo, se si aggiungono altri prefetti di carriera, che erano anche stati membri del partito, e se si tiene conto della questione della particolare benevolenza accordata dal fascismo ai prefetti. Per cui pezzi interi del Ministero dell'Interno apparvero essere in prima linea con gli obiettivi totalitari del regime, soprattutto alcuni prefetti e questori, una parte del personale tecnico e amministrativo, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, anche se quest'ultima parzialmente dentro i limiti del moderatismo tecnico di cui si è detto. Da questi pezzi dell'amministrazione fu svolto un ruolo ideologico importante dentro al Ministero dell'Interno, non solo per la natura, da sempre eminentemente politica di questo ministero, né soltanto per la sua naturale funzione primaria di strumento repressivo e di controllo della società. Ci fu qualcosa di più nella documentazione dietro la cortina di un linguaggio burocratico e standardizzato, freddo e apparentemente inconsapevole, fa spesso capolino a un'intima adesione di alcuni uffici della struttura ministeriale e dei suoi uomini a progetti politici e strategie di governo che non si limitassero al mantenimento dell'ordine costituito, ma che imponevano nuove forme di convivenza fra gli uomini e di relazione fra i sudditi e lo Stato. Non solo prevenzione e repressione, quindi, ma discriminazione, razzismo, totalitarismo. Un discorso che vale, seppur in forme meno accentuate, anche per la polizia, che in effetti il regime affidò esclusivamente al personale tecnico, non per questo non coinvolto nelle strategie politiche più vaste del regime. È infatti innegabile che dentro il Ministero dell'Interno la polizia rimase un corpo non toccato da infiltrazioni partitiche, anzi, la reale conduzione delle attività di polizia fu tutta interna al personale specializzato, con poche capacità di influenza anche da parte del personale prefettizio e amministrativo. La polizia gestì direttamente in particolare le attività dell'Ovra e la divisione di polizia politica, tanto che si può affermare che il momento d'oro di ispettori e questori coincise proprio con il periodo fascista. E il fascismo sembra essere stato l'unico ordinamento in cui la polizia abbia goduto di una vera autonomia e di un reale potere decisionale. Un esule, Guido Ludovico Luzzatto, espresse nel 1939 un'intelligente analisi del sistema messo in piedi dal capo della polizia. Bocchini, scriveva Luzzatto, è un ministro di polizia che non si cura di sapere perché e per chi egli dirige con tecnica perfetta lo strumento formidabile di asservimento. La crudeltà inutile è stata abolita. Sistemi, nel loro genere, corretti, freddamente meditati, hanno sostituito gli scatenamenti della brutalità selvaggia impunita. I poliziotti, anche quelli dell'Ovra, sono ridivenuti strumenti disciplinati e precisi dei superiori, senza passione e senza velleità di sfoghi personali.
contro la malvagità vendicativa del despota, il capo della polizia è riuscito a creare così il sistema oppressivo, stritolatore e magistrale, capace di durare, capace di stritolare l'opposizione senza accrescerla attraverso il prestigio del martirio. Per avere un quadro completo occorre anche tenere conto che in diverse occasioni Bocchini diede prova di moderazione non solo tecnica ma anche politica, contribuendo così a ridurre gli effetti degli abusi prodotti dal regime. Ad esempio, quando nell'estate del 40 lasciò cadere nel nulla l'invio da parte di Heydrich, capo della Gestapo, del regolamento tedesco per i campi di concentramento, oppure quando contrastò l'ala più ideologica del partito, opponendosi fortemente a Starace e causandone la caduta. Dunque, in quanto derivazione della tradizione autoritaria crispina, la polizia finì per collocarsi complessivamente a metà strada fra il conservatorismo legalitario borghese e i miti dell'ideologia fascista.